Buonasera e bentrovati da Madonna di Campiglio, ci troviamo presso l'Hotel Bonapace, siamo in compagnia del direttore, signor Arrigo Jacobitti. Buonasera Arrigo. Buonasera, buonasera. Buonasera. Allora, lockdown terminato, l'estate è arrivata e l'hotel ha riaperto finalmente i battenti. Quali sono le sensazioni? Ma le sensazioni sono molto positive perché notiamo che ci sono tantissime prenotazioni. Quest'anno abbiamo aperto un po' dopo anche perché dobbiamo mettere tutto l'albergo a norma secondo legge, quindi questo ha richiesto un po' di tempo, ma notiamo veramente che ci sono tantissime richieste da parte soprattutto degli italiani e quindi l'albergo diciamo che è pieno. Ecco, i turisti mi dicevi che sono soprattutto italiani, però dall'estero qualcuno si muove, ecco, quali sono le nazioni che diciamo fanno più richieste, da dove arrivano? Sì, allora normalmente la Germania fa un po' da padrone, ma questo è più sul fine stagione perché abbiamo tantissimi ciclisti che passano da Madonna di Campiglio perché c'è la Transalp che è un percorso che fa tappa a Madonna di Campiglio, sì. Quindi abbiamo tanti ciclisti, noi siamo attrezzati anche per ospitare i biker e quindi ci sono molti tedeschi che prenotano soprattutto per il fine stagione. Ecco, tra le proposte adottate dal governo diciamo per risolvere la crisi del turismo c'è il bonus vacanze. Voi l'avete accettato come sistema? Sì, sì, certamente accettiamo il bonus vacanze anche perché è bello dare la possibilità un po' a tutti di poter venire a Madonna di Campiglio, che viene sempre un po' considerata come una meta d'élite, ma non è soltanto questo, Madonna di Campiglio accoglie tutti e anche perché veramente offre delle bellissime possibilità di passeggiare all'aria aperta, nella natura, dove il distanziamento è naturale perché ci sono grandissimi spazi e quindi ci si può un po' rimmergere in questa natura, visto che per tanti mesi siamo dovuti rimanere chiusi in casa, e questa è un'ottima occasione per riappropriarci del nostro spazio naturale. E per quanto riguarda le attività interne, avete dovuto sopprimere qualcosa oppure è tutto come prima? Allora, naturalmente abbiamo dovuto un po' studiarci la legge e abbiamo preferito allora il mini club non attivarlo per ora quest'anno per la stagione estiva, poi vedremo con l'inverno come va, proprio perché insomma ci sentiamo molto responsabili anche verso i bambini e le famiglie, e garantire un distanziamento sociale tra i bambini vuol dire quasi non farli divertire, quindi meglio di no. Saranno un po' di più con i genitori, che magari è anche una buona occasione per la Succede, famiglia, per stare genitori e figli, certo. Spesso non succede questo. E mentre la piscina riscaldata interna è aperta, l'unica cosa l'abbiamo contingentata, cioè se entrano 7 persone alla volta, abbiamo messo delle fasce orarie e poi anche in sala colazioni e per la cena abbiamo tolto il buffet, ma che sarà comunque una colazione servita al tavolo, preordinata con un sistema di QR code dove il cliente può vedere il menu e può scegliere le pietanze già in anticipo e fare un ordine. E poi abbiamo messo tutte le separazioni che servono tra i tavoli e abbiamo distanziato i tavoli in modo tale che è garantita la distanza. Benissimo. Allora, vogliamo dare i dati per poter invitare i turisti a chiedere informazioni, eventualmente prenotare qui direttamente sì. All'hotel? Certamente. Allora, il nostro sito internet dove trovate tutte le informazioni è www.hotelbonapace.com. E l'email è info@hotelbonapace.com e poi potete contattarci in modo rapido con il WhatsApp, il numero di WhatsApp che c'è sul sito, e noi possiamo rispondere alle vostre domande in tempo reale. Benissimo, ricordiamoci allora, Hotel Bonapace, Madonna di Campiglio, Arrigo vi aspetta. Buona estate a tutti. A presto, vi aspettiamo numerosi.